Allora, iniziamo dalla cosa più strana stasera. È un Galles-Inghilterra senza birre sugli spalti. Probabilmente è la prima volta in quasi 150 anni di precedenti. Giovanni. E qui conclusione di Foden, il migliore dei suoi, alta di poco. Si è liberato molto bene al tiro. È stata un'azione che ha visto una verticalizzazione partendo dalla fascia destra. Un colpo di tacco dello stesso Foden a cercare la conclusione. Il triangolo, l'1-2, palla a terra, servito, spalle alla porta. È stato abilissimo a girarsi. Colpito il pallone col mancino stesso. Probabilmente ci può essere stata anche una deviazione da parte del difensore centrale Mepa. Ma il pallone in effetti si è improvvisamente impennato, ma era in condizioni anche di precario equilibrio Foden, che in effetti poi ha toccato per ultimo, e quindi il rinvio viene affidato a Ward. Ma classifichiamola questa occasione come una vera e propria opportunità per l'Inghilterra. L'Inghilterra che riparte sul settore destro, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, rovesciata di Kane, il pallone sul fondo, tentativo che ha visto Rashford finalizzare appunto con una sorta di mezza rovesciata, pallone che era stato addirittura toccato in fase di volo da un difensore gallese in netto ritardo, Mepham, che tentava di chiudere su Kane, e quindi il pallone è finito sul fondo. Il tiro da parte di Rashford. Torniamo da Giovanni Scaramozzino. Angolo numero 4 per l'Inghilterra, 0-0, batte Foden di sinistro, il colpo di testa, Ward riesce ad arrivarci bloccando addirittura sulla linea il pallone. Sergio all'interno dell'area di rigore, diagonale in due tempi. Il gran gol di Rashford su punizione. Il vantaggio dell'Inghilterra, porta a destra secondo la nostra visuale. Un grandissimo tiro in diagonale, nulla da fare per Ward che si era tuffato alla sua sinistra, impossibilitato però a raggiungere il pallone. Direttamente sul calcio di punizione al minuto di gioco numero 5, il vantaggio, diciamolo pure, meritato dell'Inghilterra in questo derby britannico contro il Galles. Galles 0, Inghilterra 1. Gran gol su punizione di Rashford. A te, Cristiano Piccinetti. Ma torniamo a Inghilterra-Galles, visto che si è sbloccato il risultato da Giovanni Scaramuzzino. Grazie. È possibile anche che sulla conclusione diretta in porta appunto Rashford sia stato Maguire anche a sfiorare di testa il pallone. Comunque nulla toglie alla parabola perfetta o quasi scelta proprio da Rashford, il giocatore del Manchester United. Ha colpito in diagonale, nulla da fare per Ward che probabilmente, mettendo quattro uomini in barriera, ha visto sbucare il pallone all'improvviso. Inghilterra in vantaggio. Il tentativo di raddoppio adesso che viene portato dal gol di Foden, inserimento e taglio in verticale dell'area di rigore avversaria, 2-0 Inghilterra. Foden si è trovato libero sul secondo palo, bastava soltanto spingere e lo ha fatto. Foden è riuscito in pratica a toccare facilmente il pallone. Galles 0, Inghilterra 2, colpo del KO o quasi, questo ce lo diranno i minuti restanti di un incontro che l'Inghilterra nei primi minuti della ripresa sta facendo volgere decisamente dalla sua parte. Dopo la conclusione diretta in porta su punizione da parte di Rashford, con possibile anche tocco di pallone sfiorato da Maguire, il raddoppio a stretto giro di posta con la rete realizzata dal migliore in campo fino al momento Foden. È stato bravo però sul settore destro proprio Rashford a vincere un contrasto sul troppo disinvolto Ben Davis. Pallone per Kane, uomo assist con un raso terra che ha tagliato in due l'area piccola del portiere, che non è uscito sul secondo palo di sinistro. Ha spinto di piatto il pallone in rete all'altezza dell'angolo destro di Ward, proprio Foden. Galles 0, Inghilterra 2. Giovanni, a te. Grazie Cristiano. Qui entriamo nel 12° minuto, l'Inghilterra conduce per 2-0, ma segnali di vita da parte del Galles, che è andato alla conclusione poco fa con un destro di Moore che ha esaltato i riflessi di Pickford, che è volato alla sua destra causando il primo angolo della partita a favore del Galles. Inghilterra ancora in avanti però con conclusione, terzo gol su papera colossale, tiro di Rashford che è riuscito a far passare il pallone sotto le gambe del
del portiere avversario. Doppietta personale per Rashford, che era andato in gol al quinto della ripresa su punizione forse solo sfiorata o neanche sfiorata. In questo caso però dobbiamo dire che il portiere ha toccato male il pallone, che poi beffardamente lo ha superato con il piede destro, era riuscito a opporsi in un primo momento, ma la deviazione ha fatto finire il pallone in rete. E comunque Rashford, al di là delle due reti segnate, insieme all'altro esterno d'attacco, e cioè Foden, sta facendo il bello e il cattivo tempo. Azione nata da destra, si è accentrato, pallone sul sinistro dopo aver evitato il nuovo entrato del Galles, e cioè Conor Roberts. Conclusione che ha visto il tentativo di parata con i piedi da parte del portiere Ward, che ha toccato con il destro, quasi con il tacco, il pallone schizzato alla sua sinistra sotto le gambe e finito in rete. Galles 0, Inghilterra 3. Tutto questo al minuto di gioco numero 24. Giovanni, a te. Inghilterra vicino al 4-0, Cristiano al minuto di gioco numero 27, classica azione di contropiede, ci ha provato sempre lui Rashford, questa volta con il piede sinistro è riuscito a evitare la capitolazione Ward, che ha colpito non più con il tacco come in occasione del 3-0 subito, ma con l'interno piede, pronto ad allontanare quello che sembrava un altro gol fatto. È solo angolo per l'Inghilterra, ma seguiamo ancora l'iniziativa della formazione inglese, con conclusione si salva Ward, poi il pallone che rimbalza da un metro dalla porta, non riesce a spingerlo proprio Wilson alle spalle del portiere avversario. Una massi mischia sul punteggio di 3-0, Inghilterra vicino al gol. Qua bravissimo Ward a respingere la conclusione che sembrava quasi a botta sicura da parte del giocatore entrato in area di rigore avversaria Bellingham, dopo un bel servizio in velocità sulla sinistra si è chiuso il triangolo, ha chiuso anche il tiro Bellingham. Sembrava anche in questo caso gol già fatto, si è superato Ward, poi sul tapin, mischia gigantesca davanti a lui, ma il portiere della formazione gallese non è stato superato nella circostanza. Per la quarta volta Galles 0, Inghilterra 3. 46esimo e 30 secondi, non c'è fallo su Karimi, Carter Vickers spazza. Interrompo in per il finale laterale. Cristiano, dallo stadio Ahmad Bin Ali di Al Rayyan, Galles 0, Inghilterra 3, a tra poco per un veloce commento. Assolutamente Giovanni, ne approfittiamo per il commento di Inghilterra-Galles di Giovanni Scaramuzzino. È finita 3-0 per gli inglesi, i pronostici rispettati. Il Galles cercava più che altro per orgoglio che per trovare realmente la qualificazione, difficilissima. La 15ª vittoria nella storia in 104 confronti contro i vicini inglesi, per porre magari il cerchietto indimenticabile a suo modo, al di là appunto del passaggio del turno. È andata in maniera completamente diversa. L'ultimo successo gallese continua così a risalire ancora a 38 anni fa, 1-0 grazie a un gol di Mark Hughes, che adesso va per i 60 di età alla guida del Bradford City Club, è finito addirittura a giocare nella quarta serie del campionato. Naturalmente si tratta, nemmeno a dirlo, del campionato inglese. Il 38 anni che sono passati dall'ultimo successo, ebbene, nessuno dei 26 convocati dal CT gallese Rob Page era nato. Questi sono i sostenitori inglesi che festeggiano. L'Inghilterra adesso aspetta il Senegal agli ottavi, e gli inglesi hanno segnato in questo girone 9 gol in 3 partite, subendone solo 2. Gara a senso unico, la successione delle reti tutte nella ripresa, doppietta di Rashford, nel mezzo la rete di Foden per Galles Inghilterra. È tutto, a te Cristiano Piccinelli, grazie per il cortese ascolto. Grazie Giovanni.